Sono Amedeo Santosuosso, sono giudice presso la Corte d'Appello di Milano e insegno all'Università di Pavia diritto, scienze e nuove tecnologie, dove presiedo il centro di ricerca interdipartimentale che ha lo stesso nome. È da una ventina d'anni che mi occupo dei rapporti tra genetica e diritto, da quando emersero le prime associazioni tra alcune caratteristiche genetiche e alcune malattie. I problemi che si posero allora fondamentalmente sono rimasti immutati da un punto di vista etico e giuridico. In sostanza il dubbio che sorse sin dall'inizio fu: ma è giusto sapere tutte queste cose, anche se per esempio non si sa nulla o si sa poco su come fronteggiare la malattia, come utilizzare questa informazione. E su questo alcuni hanno anche ritenuto che fosse meglio non sapere, conservare un velo di ignoranza sulla propria vita e su quello che può accadere. Ma la mia opinione personale è sempre stata che tra sapere e non sapere è sempre meglio sapere, o perlomeno che è difficilissimo teorizzare il fatto che sia meglio l'ignoranza, che sia meglio non sapere. Per cui il problema non è, a mio avviso, sapere o non sapere, questo almeno in termini generali, ma il problema è come sapere, che cosa sapere, quale significato poter dare alle informazioni che si ricevono. E qui è importantissimo proprio e soprattutto per informazioni rispetto alle quali è possibile far poco, ancora oggi, da un punto di vista della prevenzione o addirittura della terapia, la cosa più importante è che le persone siano informate sul significato delle cose che vengono loro comunicate, cioè comunicare l'esistenza di un'alterazione genetica, di un'anomalia, può significare tutto e nulla. Comunicare una percentuale è una cosa che può avere zero significato. E quindi è importantissimo che le persone ricevano insieme a questi dati, se volete, aridi, assolutamente poco significativi, ricevano una vera e propria consulenza, una consulenza genetica, che è un qualcosa che ormai è raccomandato da molti anni dalle varie società scientifiche. La consulenza genetica è quel supporto che non è strettamente medico, o meglio, non è solamente medico, ma è anche di tipo psicologico, di tipo sociale, e può aiutare a capire cosa significa una percentuale, un incremento di rischio rispetto alla media della popolazione. Detto questo, è chiaro che va comunque preservata la libertà delle persone di non voler comunque ricevere nessun tipo di informazione. Qui sorge un problema: soprattutto l'informazione genetica è un'informazione condivisa con il gruppo familiare di appartenenza e, se si vuole, anche con la società in senso più ampio, per cui alcuni dicono: ma se tu non vuoi sapere e in questo modo poni una barriera in nome della tua privacy, impedisci la ricerca medico-scientifica, impedisci ulteriori sviluppi positivi. Questo un po' è vero e un po' no, nel senso che secondo la mia esperienza, le persone, se vengono adeguatamente e correttamente, in modo sereno, informate sulle cose che si stanno proponendo loro, nel 99% dei casi accettano. Se poi c'è una piccola quota di persone che per qualsiasi motivo sono diffidenti, o per credenze religiose o di qualsiasi tipo sono contrarie, non sarà quella piccolissima quota che impedisce lo sviluppo della scienza. Per cui chi è interessato allo sviluppo della scienza deve soprattutto impegnarsi in una comunicazione che sia esauriente, corretta e diciamo tale da mettere in grado le persone di decidere. Una questione
più piccola ma più delicata, riguarda le informazioni e la comunicazione di informazioni all'interno del gruppo familiare, laddove si tratta di test genetici per conferma diagnostica. E qui si entra in un campo veramente delicatissimo, dove il counseling genetico è ancora più importante, perché la situazione concreta è quella di una persona che è in apparente buone condizioni di salute, che viene richiesta di sottoporsi a un test che di per sé non avrebbe significato, ma può essere utile per un familiare. E qui si possono immaginare le infinite dinamiche familiari che sorgono, ma non vi è modo di costringere nessuno a fare niente contro la propria volontà e il proprio interesse. L'unica possibilità, ancora una volta, è quella del dialogo, della spiegazione, della sdrammatizzazione di quello che si può sapere attraverso un test genetico. In linea di massima, comunque, la mia opinione per quanto riguarda i confini tra privacy e ricerca genetica, e quindi anche possibilità di utilizzare, questa è una delle frontiere presenti e ancora di più lo sarà nel futuro, di utilizzare le grandi raccolte di materiale biologico e di informazioni genetiche, le cosiddette biobanche, per la ricerca. Qui vi sono delle posizioni oscillanti. Dopo un periodo in cui la privacy veniva affermata in modo roccioso, attualmente tende a prevalere una linea di sdrammatizzazione totale, francamente financo eccessiva. La mia opinione è che quando si tratta di ricerche che coinvolgono un'informazione molto prossima alla persona, che può essere rilevante da un punto di vista vuoi della salute, vuoi sociale, allora la privacy deve essere pienamente tutelata. Quando si tratta di informazioni remote, che riguardano semplicemente la natura di alcuni tessuti, in relazione a diciamo un ambito familiare, laddove c'è una distanza genetica tra il soggetto di cui parliamo e il tipo di ricerca che viene fatta, in questo caso la ricerca deve essere libera, a meno che il diretto interessato non sia lui a dimostrare questo interesse straordinario per una minima informazione che riguarda il suo patrimonio genetico, oppure una minima entità costituita da materiale biologico della persona. Per cui è necessario ritagliare una linea di discrimine tra privacy e libertà di ricerca che tenga conto della natura della ricerca, della distanza genetica tra il diretto interessato e l'informazione di cui stiamo parlando.